La Genesi, capitolo 41. Alla fine di 2 anni interi, il faraone fece un sogno. Egli stava presso il fiume, e dal fiume ecco salire 7 vacche di bell'aspetto e grasse, che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire dal fiume altre 7 vacche di brutto aspetto e scarne, che si fermarono accanto alle prime, sulla riva del fiume. Le vacche di brutto aspetto e scarne divorarono le 7 vacche di bello aspetto e grasse, e il faraone si svegliò. Poi si riaddormentò e sognò di nuovo, ecco 7 spighe, grosse e belle, venire su da un unico stelo. Poi ecco germogliare 7 spighe sottili e arse dal vento orientale, che germogliavano dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe grosse e piene. E il faraone si svegliò, era un sogno. La mattina lo spirito del faraone fu turbato, e gli mandò a chiamare tutti i magi e tutti i savi d'Egitto, e raccontò loro i suoi sogni, ma non ci fu nessuno che li potesse interpretare al faraone. Allora il capo dei coppieri parlò al faraone dicendo: «Ricordo oggi le mie colpe. Il faraone si era sdegnato contro i suoi servitori e mi aveva fatto mettere in prigione nella casa del capo delle guardie, me e il capo dei panettieri. L'uno e l'altro facemmo un sogno nella stessa notte. Facemmo ciascuno un sogno con un significato particolare. Lì con noi c'era un giovane ebreo, servo del capo delle guardie. A lui raccontammo i nostri sogni ed egli ce li interpretò, dando a ciascuno l'interpretazione del suo sogno. E le cose avvennero secondo l'interpretazione che egli ci aveva dato. Il faraone ristabilì me nel mio incarico e l'altro lo fece impiccare. Allora il faraone mandò a chiamare Giuseppe. Lo fecero subito uscire dalla prigione sotterranea. Egli si rase, si cambiò il vestito e andò dal faraone. Il faraone disse a Giuseppe: «Ho fatto un sogno e non c'è chi lo possa interpretare. Ho udito dire di te che quando ti raccontano un sogno tu lo puoi interpretare». Giuseppe rispose al faraone dicendo: «Non sono io, ma sarà Dio che darà la risposta al faraone, una risposta favorevole». Allora il faraone disse a Giuseppe: «Nel mio sogno io stavo sulla riva del fiume. Quando ecco salire dal fiume 7 vacche grasse di bell'aspetto, che si misero a pascolare nella giuncaia. Dopo quelle, ecco salire altre 7 vacche magre, di bruttissimo aspetto e scarne, tali che non ne vidi mai di così brutte in tutto il paese d'Egitto. Le vacche magre e brutte divorarono le prime 7 vacche grasse, e queste entrarono loro in corpo, e non si riconobbe che vi erano entrate. Erano di brutto aspetto come prima, e mi svegliai. Poi vidi ancora nel mio sogno 7 spighe venire su da un unico stelo, piene e belle. Ed ecco germogliare altre 7 spighe vuote, sottili e arse dal vento orientale, dopo quelle altre. Le spighe sottili inghiottirono le 7 spighe belle. Io ho raccontato questo ai magi, ma non c'è stato nessuno che abbia saputo spiegarmelo. Allora Giuseppe disse al faraone: «Ciò che il faraone ha sognato è una stessa cosa. Dio ha indicato al faraone quello che sta per fare. Le 7 vacche belle sono 7 anni e le 7 spighe belle sono 7 anni. È uno stesso sogno. Le 7 vacche magre e brutte che salivano dopo quelle altre sono 7 anni, come pure le 7 spighe vuote e arse dal vento orientale saranno 7 anni di carestia». Questo è quello che Dio ha detto al faraone. Dio ha mostrato al faraone quello che sta per fare. Ecco, stanno per venire 7 anni di grande abbondanza in tutto il paese d'Egitto. Dopo verranno 7 anni di carestia. Tutta quell'abbondanza sarà dimenticata nel paese d'Egitto e la carestia consumerà il paese. Uno non conoscerà più di quell'abbondanza nel paese a causa della carestia che seguirà, perché questa sarà molto dura. Il fatto che il sogno si sia ripetuto 2 volte al faraone vuol dire che la cosa è decretata da Dio e che Dio la eseguirà presto. Or dunque, il faraone si provveda di un uomo intelligente e saggio,
e lo stabilisca sul paese d'Egitto. Il faraone faccia così, costituisca dei commissari sul paese per prelevare il quinto della raccolta del paese d'Egitto durante i 7 anni di abbondanza. Essi raccolgono tutti i viveri di queste 7 annate buone che stanno per venire e ammassino il grano a deposizione del faraone per l'approvvigionamento della città e lo conservino. Questi viveri saranno una riserva per il paese in vista dei 7 anni di carestia che verranno nella terra d'Egitto, così il paese non perirà per la carestia. La cosa piacque al faraone e a tutti i suoi servitori. Il faraone disse ai suoi servitori: potremmo forse trovare un uomo pari a questo, in cui sia lo spirito di Dio? Così il faraone disse a Giuseppe: poiché Dio ti ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Tu avrai autorità su tutta la mia casa e tutto il popolo ubbidirà ai tuoi ordini. Per il trono soltanto io sarò più grande di te. Il faraone disse ancora a Giuseppe: vedi, io ti do potere su tutto il paese d'Egitto. Poi il faraone si tolse l'anello dal dito e lo mise al dito di Giuseppe, lo fece vestire di abiti di lino e gli mise al collo una collana d'oro. Lo fece salire sul suo secondo carro e davanti a lui si gridava: in ginocchio! Così il faraone gli diede autorità su tutto il paese d'Egitto. Il faraone disse a Giuseppe: io sono il faraone, ma senza tuo ordine nessuno alzerà la mano o il piede in tutto il paese d'Egitto. Il faraone chiamò Giuseppe Safnat Paneach e gli diede per moglie Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On. Giuseppe partì per visitare il paese d'Egitto. Giuseppe aveva 30 anni quando si presentò davanti al faraone re d'Egitto. Giuseppe uscì dalla presenza del faraone e percorse tutto il paese d'Egitto. Durante i 7 anni di abbondanza, la terra produsse a profusione. Giuseppe raccolse tutti i viveri che furono prodotti nel paese d'Egitto in quei 7 anni e li immagazzinò nelle città. Immagazzinò in ogni città i viveri del territorio circostante. Così Giuseppe ammassò grano come la sabbia del mare, in così gran quantità che si smise di contarlo, perché era incalcolabile. Prima che venisse il primo anno della carestia, nacquero a Giuseppe 2 figli, che Asenat, figlia di Potifera, sacerdote di On, gli partorì. Giuseppe chiamò il primogenito Manasse, perché disse: Dio mi ha fatto dimenticare ogni mio affanno e tutta la casa di mio padre. Il secondo lo chiamò Efraim, perché disse: Dio mi ha reso fecondo nel paese della mia afflizione. I 7 anni di abbondanza che c'erano stati nel paese d'Egitto finirono e cominciarono a venire i 7 anni di carestia, come Giuseppe aveva detto. Ci fu carestia in tutti i paesi, ma in tutto il paese d'Egitto c'era del pane. Poi la carestia si estese a tutto il paese d'Egitto e il popolo gridò al faraone per avere del pane. Il faraone disse a tutti gli egiziani: andate da Giuseppe e fate quello che vi dirà. La carestia era su tutta la superficie del paese e Giuseppe aprì tutti i depositi e vendette grano agli egiziani. La carestia si aggravò nel paese d'Egitto. Da tutti i paesi venivano in Egitto, da Giuseppe, per comprare grano, perché la carestia era grave su tutta la terra.